una partitina a carte? Per l'ornitorinco, che ci fai qui? Papà! Ciao, Vanessa! Papà, che cosa fai? Così Diego, la mia storia fa così, rotolando sui rifiuti sono sceso fino a qui e do la colla sulle mani. Colla sulle mani, tieni i dischi appiccicati e non va più via. Ma dai! Già, l'ornitorinco mi fa muovere. Cosa? L'ornitorinco mi fa muovere, ma riassumiamo un po' perché la storia è difficile. Prova a riassumere. Cadendo dall'assù sono sceso fino a qui e do la colla sulle mani che non va più via. Non va, non va. Sotto il tavolo a dirigere c'è un ornitorinco e non posso più fermarmi. Sotto il tavolo a dirigere. Ho capito! L'ornitorinco è una metafora per indicare ciò che opprime tutti noi, come il governo e la politica. Il tuo insegnante di algebra era un ornitorinco. Il mio insegnante è un panda. In media le statistiche l'ornitorinco impara. Noi non siamo affatto liberi, ci guarda e ci controlla. Ed è lui a decidere che cosa fa. È proprio vero! È lui a decidere che non posso più fermarmi. È lui a decidere. Non è mica una metafora, guardate sotto al tavolo, c'è un ornitorinco. Ehi! Oh no, se n'è andato! Ehi! Non è lui a comandare me! Non è lui a comandare me! Tuo padre è un tipo forte! È il mio fidanzato punk rock, non dovresti pensare che sia forte! L'importante è che sia io a pensare che lo sia! Penso che sia forte!